Salve a tutti, siamo in compagnia di Stefania Sinardo, segretaria della SPI sezione Iblea, per la seconda puntata del nostro format L'uomo e l'altro da sé. Oggi Stefania ci parlerà di Jean-Paul Sartre nella questione che abbiamo introdotto dell'uomo, del sé e dell'altro. Stefania, buonasera intanto. Ciao Luigi, ciao a Stefania tutti. è laureata in filosofia all'Università di Catania e ha conseguito successivamente un dottorato di ricerca in storia medievale con una tesi relativa al patrimonio femminile in età medievale ed è appunto la nostra segretaria che parlerà adesso di Jean-Paul Sartre. Bene, Stefania, illuminaci. Anzitutto grazie Luigi per la presentazione e un grazie a chi ci ascolta. Sì, parlerò di Jean-Paul Sartre, un filosofo a me, devo dire, molto caro e pertanto mi emoziona oggi poterne parlare in realtà. È molto caro fin dai tempi, insomma, del liceo. Perché? Perché sostanzialmente credo che Jean-Paul Sartre sia stato un filosofo dal pensiero coerente. Le sue linee hanno comunque accompagnato l'evoluzione del suo pensiero, ma sono stati coerenti con una storia culturale che ha vissuto lo stesso filosofo e ha fatto proprio i fondamenti del suo pensiero. Inoltre è un filosofo che è stato molto apprezzato in vita. Jean-Paul Sartre nasce a Parigi nel 1905 e muore nel 1980 e durante lungo il corso della sua vita è stato un filosofo che ha riscosso numerosi apprezzamenti, è stato discusso, è stato appunto apprezzato, è stato considerato un punto di riferimento soprattutto per i movimenti studenteschi che cominciavano ad emergere intorno agli anni 50 e non solo a Parigi. Non possiamo slegare il pensiero dell'autore da ciò che ha vissuto. Pertanto, brevemente evidenzierò le tappe fondamentali che io credo importanti nel pensiero di Sartre. Abbiamo detto che nasce a Parigi nel 1905, ma non vive un'infanzia felice, o almeno non la sente tale. Dichiarerà nell'autobiografia le parole che avrebbe e che vorrebbe dimenticare. Il suo passato legato appunto a quello infantile. Probabilmente la morte del padre lo ha scosso, il trasferimento della madre da Parigi in un paese vicino e la sua unione con un altro uomo non sono state evidentemente e non hanno registrato in Sartre un periodo felice. E segue gli studi fino ad approdare nel 1920 alla Scuola Normale di Parigi e nel 24 incontra Simone de Beauvoir, con la quale e si lega per tutta la vita fino alla sua morte. È un rapporto con Simone de Beauvoir non di certo tradizionale, un rapporto anticonformista, probabilmente dettato appunto un po' dalle influenze culturali e sociali di quel periodo, ma ritengo anche dipendano dal modo di essere del filosofo stesso, dalla sua natura, dalle sue linee di pensiero. Che prima di tutto vive in prima persona. Succede che nel 1933 gli viene assegnata una borsa di studio per Berlino. Il 1933 è un anno caldo, non solo per Berlino, ma un po' per tutta Europa e forse a livello mondiale. C'è l'ascesa di Hitler al potere, ma nel 1933 in Accademia Heidegger pronuncia il suo discorso filonazista agli studenti e non solo. Discorso che ritratterà, verrà ripreso, ma comunque rappresenta un momento nevralgico per quell'anno. Cosa succede a Sartre nell'anno berlinese, nell'anno trascorso a Berlino? Sicuramente approfondisce a livello filosofico il pensiero di Husserl, in particolar modo le ricerche psicologiche di tipo fenomenologico. E approfondisce anche il pensiero del primo Heidegger e ricordiamo che qualche anno prima, nel 27, viene pubblicato Essere e Tempo dello stesso Heidegger.
rientra a Parigi dopo l'anno a Berlino e nel 1940 viene catturato dai nazisti. Riesce a scappare spacciandosi, dichiara, per civile, ma il fatto di essere stato in un campo di prigionia e di essere comunque rientrato a Parigi determina in Sartre la voglia di fare resistenza. E non è un bisogno solo sartriano, quanto un bisogno sentito da molti. Appartiene alla scuola, pertanto nel 1941, alla scuola di Parigi. E con lui gli esponenti maggiori sono proprio Albert Camus, Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir. E con loro nasce un movimento di protesta, di resistenza, che comunque rimane nel corso e negli sviluppi della vita del filosofo, rimane fino alla fine, perché a livello politico Sartre, nonostante il periodo di terrore che si vive, non è a favore del terrorismo, cioè la guerra non porta a nulla, quindi il movimento di resistenza è un movimento di tipo intellettivo, è un movimento di unione, è un movimento che spinge, e lo vedremo in un secondo momento, alla lotta di gruppo, alla lotta di classe, attraverso cui l'uomo si medesima nell'altro uomo. Questo discorso lo affronteremo alla fine di ciò che tratterò, perché rappresenta, a parere mio, l'apice e l'evoluzione finale del pensiero sartriano. Nel 1944 pubblica L'essere in nulla, ma il suo vero diciamo successo, la sua popolarità emerge nel 1946 con L'esistenzialismo e un umanismo. E da qui si sviluppa e prende corpo la filosofia sartriana. L'esistenzialismo perché sostanzialmente vuole esprimere le contraddizioni di un'epoca, vuole esprimere le criticità della storia che si sta vivendo. Umanismo in qualche modo perché la risposta a queste criticità la si ritrova nell'uomo. Ed è questo il passaggio, secondo me, fondamentale per comprendere poi il nucleo centrale della filosofia sartriana. Cosa si intende? Appunto, la risposta la si trova nell'uomo. Quindi che cosa caratterizza l'uomo? Per Sartre, l'uomo è caratterizzato e fatto di coscienza. Ma non è una coscienza che si relaziona col mondo fattuale e con le cose in maniera gnoseologica, in maniera conoscitiva, è una coscienza che si relaziona alle cose, è una coscienza, dice Sartre, del vivere le cose, del godere delle cose e con le quali cose c'è un rapporto relazionale imprescindibile. E perché non è un rapporto di tipo gnoseologico? E questo approccio noi lo avevamo in qualche modo studiato in Kant, per cui il mondo è la realtà sensibile, cioè funzionale, per arrivare all'astrazione, no? Ad una conoscenza. E in Sartre non può essere così. In Sartre il primo nostro rapporto con il mondo esterno appunto è di tipo relazionale. A questo punto Sartre fa una riflessione, una distinzione importante, perché un conto è la relazione con le cose, con il mondo fattuale, che Sartre definisce l'essere in sé, perché di fatto le cose sono lì opache, ma di contro c'è una coscienza che definisce Sartre l'essere per sé, ed è la coscienza che riconosce le cose vengono riconosciute dalla coscienza e acquisiscono un senso e un significato ed una possibilità, dirà successivamente Sartre, solo nella misura in cui la coscienza le riconosce. In questa relazione con il mondo fattuale interviene una facoltà importante per Sartre, che è quella dell'immaginazione. L'immaginazione, appunto, è la facoltà che permette di trascendere la realtà alla luce delle possibilità. Significa che la coscienza non si limita a guardare la cosa che mi appare, la riconosce, ma non è indifferente. Sostanzialmente può imporre alla cosa un'altra possibilità, può imporgli un'altra scelta.
E questo con la cosa è possibile, perché la cosa, essendo opaca, non riconoscendo la coscienza, si può far di essa ciò che si vuole, sostanzialmente. Si sceglie una possibilità. Se volessimo fare un esempio, se io ho un libro, questo libro posso studiarlo, d'accordo? Però io posso anche utilizzare il libro e riporlo sulla mia libreria proprio come sovrammobile, avrebbe un'altra funzione. Sceglierei qualcos'altro per il libro, come pure posso infilarlo sotto il tavolo per evitare che questo traballi. Le cose, anzi il nostro rapporto con le cose, implica sostanzialmente questo, che noi imponiamo alla realtà qualcosa che vogliamo, che la coscienza vuole. Ma per imporre questa scelta, in qualche modo noi nullifichiamo la realtà delle cose. Se una cosa ci appare così com'è, posso annullarne le sue possibilità, azzerarla e ricrearne una nuova, ricreare una nuova possibilità. Questo è possibile perché la coscienza fondamentalmente è libera. La coscienza gode di una libertà assoluta, e proprio per tale libertà assoluta con la quale ci si relaziona al mondo fattuale, che ovviamente ci sono delle conseguenze. Il guardare le cose e negare la loro realtà significa che siamo necessariamente legati alla nullificazione. Questo costante rapporto con le cose, la coscienza che annulla, che azzera la realtà, in realtà non solo è una visione negativa, ma è come dire, la coscienza non è condizionata da nulla perché è libera, ma allo stesso tempo è attua un processo di nullificazione, di azzeramento della realtà. Questo continuo processo di annullamento della realtà per ricrearne una nuova, chiaramente la coscienza non lo vive come uno stato di benessere. Ci siamo. La coscienza vive questa relazione, questo continuo imporre alle cose una realtà nuova con dolore. È un continuo dolore, dolore perché annulla, perché azzera. Ed è un dolore perenne, ma è un dolore perenne, io ritengo, anche perché la coscienza non solo è libera in maniera assoluta, ma insieme alla libertà la coscienza è responsabile delle sue scelte. Ed è proprio questo senso di responsabilità verso se stessi e verso gli altri che crea conflitto, che crea dolore, dice Sartre. Ogni scelta libera è una scelta responsabile, e per quanto ogni scelta sia libera e responsabile, è comunque una scelta umana. Non ci sono, dice Sartre, scelte inumane. Lui si rifaceva proprio ai campi di concentramento. Questo terribile momento che ha vissuto la storia umana non è stato un caso, non è stato appunto una fatalità, è avvenuto per caso, è stata una scelta umana, è stato il frutto di una scelta umana che, per quanto orribile e tragica, rimane la scelta di un uomo che con la sua coscienza libera ha imposto una realtà al mondo che lo circondava. È un concetto terribile, è un concetto fortemente negativo, ed è un concetto che, nonostante sia negativo, io ritengo si prende proprio consapevolezza di questi passaggi e di quanto crudeli possano essere le scelte e l'abuso di libertà assoluta. Ora, l'uomo sceglie di essere, l'uomo è ciò che sceglie di essere. Fin qui sembra tutto chiaro. Per cui, se io scelgo, acquisisco un'identità, d'accordo? Ora, nessuna scelta ci viene imposta. Le scelte le decidiamo noi. E noi possiamo decidere e quindi scegliere in maniera molto più semplice se ci confrontiamo con il mondo fattuale, con le cose, perché le cose non rispondono
non riconoscono la mia coscienza, sono io che impongo loro una realtà diversa. Ma cosa succede quando la mia coscienza si confronta con gli altri, con l'essere umano? Ed è questo il passaggio, secondo me, fondamentale, che c'entra pienamente il tema conduttore dei nostri seminari, l'uomo e l'altro da sé. Esattamente questo. Cosa succede nel mio rapporto con l'altro per Sartre? Se io sono un essere umano e quindi l'uomo è coscienza libera e responsabile, che può imporre scelte e può imporre una direzionalità alle cose, può azzerare la realtà, può nullificarla, ma se io agisco così, anche un altro essere umano agirà allo stesso modo, perché un altro essere umano è fatto comunque di coscienza libera, assoluta, e sceglierà quello che per lui sarà più importante. Quindi la mia coscienza tenderà sempre ad impormi sulle cose, ma tenterà sempre di impormi anche sugli altri. In questa imposizione non può esserci un rapporto e una relazione pacifica dell'uomo con un altro uomo. C'è sempre un conflitto. Anche l'amore, sostiene Sartre, è una relazione conflittuale. Per quanto bello e puro, rimanderà sempre e comunque allo scontro tra due coscienze che tenteranno di imporsi l'una all'altra. L'inferno è in terra, infatti, sostiene Sartre, e non a caso. Sartre sottolinea in uno dei suoi scritti anche l'importanza dello sguardo. Se io sono da sola in una stanza e mi accade qualcosa, inciampo sbadatamente, se sono da sola mi rialzo e continuo a fare quello che stavo facendo, chiaramente. Ma se io inciampo sbadatamente e qualcuno mi osserva, io probabilmente vivrò uno stato di imbarazzo, di vergogna, se si tratta di una sciocchezza del genere. Ma posso anche provare, appunto, disagio, posso provare un sentimento ben più forte. Questo perché? Perché l'uomo ha paura di fallire per gli altri. Quindi l'importanza dello sguardo ci mette nelle condizioni di poterci confrontare non tanto con l'altro, quanto con noi stessi. È quello che accade, secondo Sartre, ad Adamo ed Eva quando vengono cacciati dall'Eden. Chiaramente una versione è una visione filosofica, non teologica, neanche simbolica, ma nel momento in cui i due si riscoprono nudi l'uno di fronte all'altro, è una vergogna data dalla loro nudità. Per la prima volta si vedono, le loro coscienze si confrontano e l'una prevale sull'altra e viceversa. Cosa accade a questo punto? Abbiamo analizzato in qualche modo il rapporto della coscienza con le cose, il rapporto della coscienza con gli uomini, che rimane pur sempre conflittuale. Cosa accade? Che è anzitutto fondamentale che nel rapporto con gli altri Sartre fa emergere che è importante perché scopro me stesso. E questo io ritengo sia un passaggio fondamentale. Grazie all'altro io mi vedo. Il provare vergogna, il provare a riflettere su ciò che è accaduto è un modo, un pretesto per poter scoprire me stesso. Ma ad un certo punto di questa dinamica sartriana succede che, come l'autore del suo romanzo La nausea, si accorge ad un certo punto che noi esistiamo gratuitamente. Noi non abbiamo scelto di esistere, noi possiamo scegliere un oggetto piuttosto che un altro, darne una funzionalità, azzerarne un'altra, possiamo scegliere con chi confrontarci, possiamo scegliere la coscienza con la quale ci imporremmo, ma noi non abbiamo scelto di esistere. Quindi la gratuità dell'esistenza è ciò che scombussola il protagonista del suo romanzo La nausea. L'esistenza ci viene data gratuitamente, e questo crea in Sartre, e quindi nel protagonista del romanzo, nausea, sgomento, disagio, disorienta. Perché l'uomo, nel momento in cui
esiste e non l'ha scelto lui, non ha uno scopo nella vita. Perché è al mondo? Qual è il senso di essere in vita? L'uomo, del resto, non può neanche creare un essere perché non è un Dio, ma non può neanche vedere in questa consapevolezza un tentativo di fuga. Non può trovare un motivo ultimo, uno scopo ultimo. Quando abbiamo inizialmente sottolineato che Sartre si avvicina al pensiero del primo Heidegger e di Husserl. In Heidegger, chiaramente nell'analitica esistenziale, riscopre il fatto che per Heidegger l'uomo aveva una via di fuga, nonostante la visione ontologica heideggeriana, il fatto di essere per la morte implicava progettualità all'uomo. Io sono, mi progetto per la morte, ma in questo progetto c'è realizzazione. Ed è una via di fuga per Heidegger, una via di fuga che riscopre anche in Kierkegaard, sotto il profilo però più teologico, più metafisico. Kierkegaard, a parte l'idea della scelta, dell'out-out, ma vede in Dio la fuga, il conforto, il sollievo ai disagi e ai malesseri dell'uomo. In Sartre tutto questo non può esserci, non solo perché è radicato nella sua persona, e quindi da qui le scelte di vita, anche di non sposare Simone de Beauvoir, per esempio. Lui non crede in una visione ontologica, in una visione metafisica. L'uomo è nel mondo, gli è dato la sua esistenza gratuitamente, non ha un senso essere e vivere in qualche modo, e quindi per lui non c'è differenza tra un gruppo di ubriaconi è un comandante che sta guidando l'esercito in battaglia. Sostanzialmente è la stessa cosa, perché non c'è, manca uno scopo. Questa visione fortemente pessimista, io l'accompagno ad un periodo della fase sartriana, diciamo fino intorno agli anni 60, forse anche prima, ma questo è un mio giudizio, è una mia, un mio modo di fare ordine. Una seconda fase sartriana coincide con la pubblicazione dei periodici I tempi moderni. In questa fase Sartre riscopre e analizza, studia il comunismo critico, studia la lotta di classe, si avvicina alla storia come dialettica, come processo attraverso cui gli uomini soddisfano, realizzano, si industrano per soddisfare appunto i loro bisogni. In questa fase c'è una comprensione diversa dell'uomo in Sartre, a parere mio, che è la percezione del gruppo, come dicevo inizialmente. Il gruppo è, sì, due uomini, due, tre, quattro, fanno gruppo, ma è l'idea di medesimarsi nell'altro, l'idea di condividere una coscienza comune. E offre, a parere mio, una visione un po' più sollevata del pensiero sartriano. E questo è quanto, in qualche modo, una sintesi del suo pensiero, ricordando anche che lui fu impegnato politicamente, oltre ad essere un eccelso poligrafo, scrive per di filosofia, scrive per il teatro, scrive romanzi, scrive per la psicologia, e pubblica numerosi pamphlet politici, ma è proprio nella fase finale della sua vita il cui contatto con la politica, con l'arte politica, gli permette di confrontarsi e di riflettere su possibilità differenti e di aprire quindi forse uno spiraglio. Ricordiamo che, se non erro, intorno agli anni 60 incontra Che Guevara a Parigi, rifiuta il Nobel nel 65, nel 66 è nel tribunale Russell per i crimini di guerra, mi pare nel 69 è famoso il suo discorso agli studenti proprio contro il terrorismo. Quindi io credo che la visione di Sartre sia coerente, come ho detto all'inizio, si è evoluta, è cresciuta, si è arricchita, ma è rimasta fedele a se stessa. Ma non è un'idea, e lui vive quello che dice, e lui lo vive in prima persona, a partire dalle sue Ebbene, scelte.
Direi che dell'attuale, molto, molto attuale, molto anche, come dire, sconcertante per certi versi come pensiero, come... Riflettevo su due cose che dicevi riguardo alla coscienza, riguardo a questo ricreare la realtà. E mi sorgeva una domanda così un po', ma giusto per uno spunto attuale. Come sta ricreando l'uomo oggi il mondo? Secondo quale coscienza? E secondo te, se, come dice Sartre, la coscienza in un certo senso viene ferita da questa ricreazione, che può ledere più o meno la libertà. Come mai si sta spingendo e se si sta spingendo oltre? Non so se sono stato chiaro. Così, così, ti confesso, nel senso, allora io in termini attuali forse non mi esprimerei, diciamo che opterei per essere un po' più diplomatica, non è il non prendere posizioni, ma significa doverne analizzare tante e nel giusto modo e nel giusto rispetto forse che meritano. Quello che penso è che la coscienza sartriana è una coscienza libera. Libera e assoluta, è responsabile. E questa libertà dovrebbe essere un grande vantaggio per l'uomo. Potremmo fare tantissimo se fossimo tutti assolutamente liberi. Ma questo, però, secondo me, cozza un po' quell'idea di relazione, perché è proprio lì forse un punto su cui riflettevo in questi giorni in vista del nostro incontro. Se c'è relazione, la relazione non può essere imposizione. La relazione è un discorso a due. È il diverso, come ho detto, che permette di scoprire me stessa. E quindi la relazione con un'altra idea, un'altra coscienza può essere un arricchimento. Giusto? Il dolore è che la coscienza assolutamente libera prova. E proverà vita, ragion per cui appunto la vita stessa è un inferno, è perché non tanto perché non sa gestire questa libertà assoluta, quanto perché si troverà sempre di fronte ad annullare la realtà, non accettarla per così com'è. Ed è lì che nasce, a parere mio, il vero senso di disagio e di disorientamento. Chiaro, chiaro. E poi l'ultima cosa che mi veniva un po' in mente quando parlavi di relazione è del fatto che ogni relazione ti prova, che diceva Sartre che è anche in un certo senso conflitto perché c'è l'incontro di due coscienze a sé stanti. Ma il conflitto che individua Sartre è un conflitto di opportunità, cioè un'opportunità di dialogare anche in maniera di scontro, di conflitto, ecco. O è semplicemente una cosa negativa? Il conflitto è, considerando che parla del conflitto e subito dopo sottolinea che l'inferno è in terra, io non lo vedrei in maniera positiva. Non è un conflitto costruttivo, è un conflitto che rimane conflitto, da cui non emerge qualcos'altro. Io la vedo così almeno. Sì, io la vedo, non riuscirei, alla luce di quanto abbiamo detto, riuscirei a vedere una funzione positiva del conflitto. Il conflitto c'è e ci sarà. Se anche l'amore è conflitto, e lo sarà comunque, proprio per il confronto tra due coscienze, proprio perché due coscienze si impongono, l'imposizione non può avere un risvolto positivo per Sartre. Una cosa invece sulla quale io mi ero fatta una domanda, ma qui non ho saputo dare una risposta, per cui la genero e magari avremo riscontro, è come concepisce l'errore Sartre. Se c'è la possibilità di
di sbagliare, dell'errore in sé. Non ho trovato risposta a questo e non ho trovato neanche risposta alla domanda che cosa significa scegliere, che importanza ha scegliere se non ci sono punti di riferimento, se l'esistenza stessa è gratuita, se non ha senso, perché scegliere? Anche questa mi sembra cosa scegliere? Cosa scegliere? Eventualmente cosa scegliere? Anche in questo caso, la libertà mi sembra pure imposta, nonostante sia naturale nella coscienza, certo. È una libertà imposta, perché se non so cosa verso cui andare, cosa scegliere, ma soprattutto perché, se la vita non ha senso. Certo, è chiaro. Bene, questi possono essere degli spunti che chi ci segue da casa, se vorrà, potrà chiarirci, perché no? Noi siamo aperti al dialogo, esatto. Stiamo pensando, come discusso nei giorni scorsi, stiamo pensando anche un dialogo aperto al pubblico, ecco, tra di noi, insomma, tra noi della SPI. Bene, Stefania, grazie di questo preziosissimo contributo. Certo, per Sartre l'uomo è un inferno, la terra è un inferno, e quindi sicuramente interrompiamo la trasmissione con un inferno. No, interrompiamo la trasmissione pensando, scusami Luigi, che l'inferno è dentro di noi. Prego. Siamo noi a scegliere cosa. Siamo noi a scegliere. Quindi il paradiso è l'inferno, lo decidiamo noi, per cui forse è meglio lasciarci con questo. Quindi è un'operazione ad intra, un guardare dentro di sé. Allora io lo immagino alla agostiniana maniera, un'introspezione che porta poi a conoscere se stessi e a trovare un qualcosa dentro di sé. Agostino ha trovato Dio. Bene, ci vediamo la prossima puntata, che mi vedrà coinvolto come protagonista espositivo di Paul Ricoeur, questo grande autore, e si invertiranno i ruoli, quando tu sarai la mia interlocutrice, la mia intervistatrice. Ebbene sì, ti tocca. Bene, bene. Ci vediamo allora alla prossima puntata, la terza puntata, e una buona serata a tutti. Grazie, arrivederci. Ciao Stefania.